Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi piccolo video tutorial su dove parcheggiare a Roma Fiumicino. Ho fatto una ricerca online e dei parcheggi disponibili e come prima cosa vi consiglio di pagare online perché risparmiate circa 5-10 euro sul totale del viaggio. E poi vi consiglio di non prendere parcheggi ufficiali, quelli categorizzati come E, A, B, C, D, che sono i parcheggi all'aeroporto. Ci vogliono solo 5 minuti per arrivare ai terminal, però costano in media il doppio degli altri parcheggi non ufficiali. E un'ottima alternativa è lunga sosta economy, se non avete molta fretta, ci vogliono 10-15 minuti con la navetta per raggiungere i terminal e la navetta passa ogni 10 minuti circa. Questo ha un costo di circa 62 euro per 19 giorni, che sono 3,2 euro al giorno. Il mio preferito è sicuramente Parking Go, sia per il servizio che per la qualità del parcheggio. Costa 3,8 euro al giorno, nel mio caso, quindi per 19 giorni. E è tutto scoperto, però comunque è tutto asfaltato. Il più economico in assoluto è Alta Quota 2 con 43 euro, che sono 2,6 euro al giorno, però non è asfaltato. E quindi ve lo sconsiglio soprattutto nei periodi invernali perché vi può capitare di trovare la macchina in un laghetto praticamente. Quindi vabbè, in conclusione il mio preferito è Parking Go sicuramente. Poi se si vuole risparmiare vi consiglio l'Alta Quota 2 che comunque ha un buon servizio navetta, sono abbastanza veloci anche nel venirvi a prendere, e mentre vi sconsiglio quelli proprio all'aeroporto. I prossimi giorni preparerò altri video sugli oggetti indispensabili da portarsi nel bagaglio a mano, su come preparare la valigia e su come ultimare gli ultimi preparativi prima del viaggio. Al prossimo video, ciao!